Questo canale è sponsorizzato da Fantasia Store. Acquista Funko Pop, manga e giochi di carte con il codice sconto Simatrix 5. E inoltre, questo canale è sponsorizzato anche da Card Trader, un sito di compravendita online di carte Yu-Gi-Oh!, Pokémon e Magic, nel quale se ti iscriverai utilizzando il mio link avrai 2 euro gratis sul tuo conto. Link in descrizione. L'episodio odierno si andrà a incentrare su Revolver o Varys, un personaggio di Yu-Gi-Oh! Brains che va a giocare una strategia incentrata su mossi Drago Oscurità. Infatti questo mazzo comprende al suo interno tanti subarchetipi che poi alla fine vanno a incentrare soprattutto su giocate Drago che vanno a distruggere carte. Iniziamo parlando di Drago Assaltatore, un Link 1. Infatti questa carta permette a ogni Drago di livello 4 inferiore del deck di convertirsi in essa, il che è davvero molto buona perché un Link 1 così generico è sempre ben accetto. Peccato forse per la zona puntata che guarda una parte che non è il giù, il che non permette di giocare parallelo Exceed, non permette davvero tante belle interazioni. Però comunque l'evocazione di Link ci fa un più uno, quindi ci permette di aggiungere la terreno. Una terreno che da sola non sarebbe mai andata a funzionare davvero bene, ma grazie a questa carta è molto vitale per il deck. Quindi aiuta davvero tanto nelle combo e anche a attivare la gimmick del mazzo. Una carta assolutamente da S. Con questa carta in mente andiamo a parlare del main deck. Infatti tutti i mossi di livello 4 inferiore potete già capire che hanno questo boost rispetto agli altri perché possono evocare da sole lo Striker Dragon e quindi rende queste carte, averle in mano, già una sorta di starter. Prima vi ho parlato di una gimmick, ovvero di una caratteristica comune a certi mossi dell'archetipo che in gergo comune vengono chiamati i mostri che si vanno a sparare. La prima parte va a dichiarare che quando l'effetto di un mostro Link va a bersagliare quella carta la puoi distruggere e poi attivare un effetto secondario, solitamente una rimozione. Mentre il secondo effetto ci dice che durante l'end phase, nel turno in cui questa carta è stata mandata al cimitero perché è stata spaccata in battaglia dall'effetto di una carta, ci permette di andare a evocare un suo compare direttamente dal deck, il che non è male perché certi mostri funzionano davvero molto bene all'interno del turno dell'avversario. Però il problema di questa gimmick è che è un po' lenta e che richiede per forza di cose che siano accompagnati per la maggior parte da altri mostri Link, quindi con una sola carta sarà difficile andare a fare tutto quello che andiamo a fare. Ma andiamo a guardare un po' gli effetti secondari che si attivano sul primo effetto. L'argento ci dice che possiamo guardare l'extra deck dell'avversario e bandire una carta da esso, il che è davvero molto molto interessante, perché a parte che difficilmente mostri nell'extra deck avranno degli effetti secondari sul bandimento, ma comunque ci permette di togliere carte vitali per certi deck. Puoi togliere carte principali di una strategia dell'avversario, certo, non in tutti i meta e non contro tutti i deck questo effetto è forte, però potrebbe essere risolutivo e certe volte contro certi matchup potrebbe essere addirittura un'autovincita. Quindi questa carta va assolutamente in B, non va in categorie superiori, perché comunque queste carte sono molto dipendenti dall'esistenza di altri mostri Link che le vadano a bersagliare. Magnum invece ci dice che possiamo andare a mandare al cimitero un mostro controllato dall'avversario. La metto nella stessa tier della precedente, perché a mio parere è un effetto che può tornare davvero utile, però non chiuderà mai una partita davvero. Però come interruzione extra ci sta davvero tanto. Il Metal invece ci dice che possiamo andare a spaccare tutta una colonna in cui questa carta è stata spaccata, che non è davvero male, però dipende da situazione a situazione e se l'avversario se la gioca bene, anche perché molte carte hanno effetti secondari al cimitero, potrebbe addirittura prevedere che noi attiviamo questo effetto e quindi potrebbe essere girata attorno davvero con una semplicità incredibile. L'auto invece non è terribile perché ci permette di mandare una magia e trappola senza bersagliare, che può essere buona contro matchup, stun, quindi con tante carte floodgate odiose e tediose. Il boss è molto interessante, però è probabilmente il peggiore perché va in D, e che se l'avversario riesce a leggere la tua carta, questa carta sarà completamente inutile. Mentre per quanto riguarda la Nestemizzile, è molto sottovalutata secondo me come carta, perché l'effetto secondario ci può stare, un po' lento perché comunque abbiamo tutta questa procedura ogni volta per andare a attivare gli effetti, però non è terribile. Drago Esplodi Mizzile è una carta della gimmick che secondo me è la peggiore, perché non solo è un livello superiore al 4, il che dici vabbè, ma gli effetti che va a portare sul campo sono davvero terribili e quindi si merita lei addirittura secondo me.
Per quanto riguarda invece il resto dell'archetipo, abbiamo il Synchron Mizzile, che è molto fan di Yusei Fudo, una carta carina che io vado a mettere in B, anche perché è una carta tuner. Il caricabatterie Mizzile ha un po' di combo là dietro, perché mandando certi mostri con altri effetti ci permette di andare quindi poi a recuperare roba che mandiamo con carte alla Foolish Burial. Localizzatore Mizzile è una carta che non invecchierà mai, ci permette di spaccare una carta che abbiamo sul terreno scoperta, che nella maggior parte dei casi avrà un effetto secondario, quindi non è mai qualcosa che andiamo a buttare. Una carta molto divertente, quindi a mio parere si merita la S. Rende il Mizzile molto interessante come engine anche nei mazzi fuori dal Mizzile. Rocket Coder è una carta che è appena uscita in OCG e infatti abbiamo pochissimi dati su questa carta, come farà, come si gioca, eccetera. Io la lascio in C perché sono assolutamente in dubbio. Calibro è una carta che ci può stare, non è incredibile magari, però io la metto in B perché può essere un extender davvero carino. Drago Veloce Esplosione è una carta secondo me interessante, però è strana anche da una parte, perché il suo effetto si attiva su evocazione tramite tributo, il che non è mai buono, però ci permette di aggiungere ben due carte mostro Mizzile, il che va in combo con la terreno di cui andremo a parlare poi quando passiamo alle magie, e quindi volendo ci può stare. Il Drago Astrorouter è una carta assolutamente fondamentale per le combo del Mast. Infatti si evoca se controlliamo un Mizzile, il che è buonissimo, e poi se viene mandata al cimitero anche con materiale Link, anzi soprattutto con materiale Link, ci permette di aggiungere un Mizzile dal deck alla mano, decisamente migliore del compagno che abbiamo visto di livello 6, e quindi a mio parere è una carta extender super buona, che poi va subito a ricavare la sua value, la vado a mettere in A, perché comunque richiede che noi abbiamo un Mizzile sul terreno. Visione, che è molto carina all'interno di un Dragon Link, quindi secondo me va tranquillamente in A. Evoca facile, fa peschino, ci sta. Doppio disgregatore è una carta che si può mandare in tanti modi diversi al cimitero, e quindi questa carta va a supportare principalmente i mostri rituali e i mostri fusione dell'archetipo, ovviamente, quindi potrebbe starci, ma a me suona più che altro come un brick, anche perché questa carta non è un Mizzile, è una carta che va a supportare i Mizzile. Se non fosse stato così, magari un po' di gioco l'avrei visto. Una carta che purtroppo a mio parere va in D. Per quanto riguarda il reparto magie, abbiamo forse una delle magie più rotte di tutto il gioco, ovvero Lancio Rapido. Una carta che semplicemente attivandola ci permette di evocare specialmente un Mizzile dal deck. Non può attaccare, viene spaccato durante l'end phase, ma non locka in nulla, non è advance per turn, e quindi ci andrà a fornire sempre dei mostri. Evoca il localizzatore, una carta che quindi andrà a triggerare effetti secondari. Quindi molto molto buona, una carta che non può che non avere la S, e sinceramente fa paura averla ancora nel gioco, e prima o poi verrà rotta. Pescata Petardo, molto strana, molto brutta secondo me, perché oltre ad essere advance per turn, dobbiamo andare a spaccare un mostro Mizzile che controlliamo e pescare due carte. Il problema è che l'effetto su spacco è terribile, perché è all'end phase, quindi non ha senso andare a distruggerlo così a caso. Una carta da F finalmente ce l'abbiamo, ovvero Fornitore Calibro, una carta che si attiva durante ogni stand phase a condizione che abbiamo Link Calibro, e già solo questo vi basta per sapere che è una carta che fa schifo. L'accensione settore di avvio è la terreno, che è cercabile tramite lo Striker Dragon, una carta che fa extender da mano o anche da cimitero finché l'avversario controlla più mostri di noi. Una carta quindi molto particolare, che adesso che è cercabile è sicuramente più buona di quello che era da sola, ma io non mi sento di dargli la A e quindi la metto in B. Perché comunque sì, è buono a fare extender, è utile per la combo, però comunque da sola non dà niente, non fa cerchini su attivazione. La magia equipaggiamento è praticamente una sepoltura prematura per il deck, che può starci volendo. E parto delle trappole, abbiamo Raffreddamento Calibro, una carta che vabbè, già è una trappola, quindi è terribile per un mazzo combo, mi fa davvero impazzire, quindi va in F. Scambiatore Tattico è una special dal deck con spacco, quindi in una variante control del mazzo potrebbe starci, la metto quasi quasi addirittura in C. La Torretta Link è una carta che vado a mettere in E, una carta che tecnicamente dovrebbe essere molto carina, però si rovina da sola. Infatti non è once per turn, può specialare 4 volte dopo attivazione, però può specialare 4 volte durante la main phase 2, quindi è un po' meh, fa una trappola, quindi devi aspettare un turno per attivarla. Interblocco Pesante è una carta che ci permette di andare a fare ritual, che riesce
comunque a sfruttare la gimmick del mazzo per fare qualcosa, il problema è sempre lo stesso. Gli effetti su spacco, se fossero istantanei, sarebbero assurdi. Ma dato che non sono istantanei, di aspettare, non mi fanno davvero impazzire. E quindi questa carta va in C, quasi D. Non mi fa davvero impazzire troppo, però dato che dà questa immunità, secondo me si salva molto. Drago Tumulto prova a utilizzare al meglio la gimmick del mazzo, però prende soltanto l'effetto secondario, quindi non è l'effetto migliore, che secondo me quello migliore è il primo, perché nella maggior parte dei casi abbiamo delle interruzioni o comunque delle rimozioni abbastanza interessanti, mentre qui, boh, è un negate delle evocazioni speciali, che però è un quando, quindi attenzione, non tutte le evocazioni speciali possono essere annullate tramite questa carta. Per quanto riguarda il reparto delle fusioni, abbiamo Drago Furioso Calibro Carica, che si fa con due mosse spirita Drago, una carta quindi carina, che fa un po' di recovery, che fa un po' di interruzione alla DPE, però la forza di DPE che ritorna e che i target che manda hanno degli effetti assurdi, mentre Furioso, la magia che cerca di andarlo a evocare è Innesco Rapido, che fonde utilizzando mostri dal terreno distruggendoli, che rende il mostro immune dagli effetti attivati di qualsiasi altro mostro evocato specialmente dall'extra deck, però è peggio di una poli perché dobbiamo utilizzare soltanto mostri sulla nostra parte di campo, il che non mi fa impazzire e che mette questa carta in D. Drago Selvaggio invece è assolutamente una delle carte più forti che abbiamo all'interno del gioco, infatti stiamo parlando di un sincro generico di livello 8 che nega in Omni Negate, una carta buonissima che ha anche un attacco che sarà sicuramente elevato, già parte da 3000 che poi arriva solitamente a 4000 e qualcosa, quindi sempre sempre molto molto buona. Una carta da S. Quanto riguarda invece Drago Ex Carica Calibro Carica, se la leggete come carta è bella finché non leggete l'ultima frase, perché è una carta che non può essere targettata, buonissima, una carta che ci permette di rebornare mostri calibro dal cimitero, bellissimo. Il problema è che non possiamo evocare specialmente altri mostri o attaccare direttamente per il resto di questo turno, il che no. Mini calibro è terribile, si fa con due mizzili, ha le arrow bruttissime, puntano da destra e a sinistra, il che non ci piace troppo, l'effetto è irrilevante, una carta da F. E qua di calibro invece è molto ma molto più buono, anzi direi Soul Charge, anche utilizzando i mostri dalla mano. Il Derrincoloso può essere interessante, il fatto che si reborni subito è utile per andare a fare l'in climbing o comunque per andare a giocare più draghi possibili, quindi io una biglia la vado a dare. Impulsa delle buone frecce, magari una volta poteva essere più interessante, però bersaglia comunque mostri scoperti, quindi è utile da avere con altri mostri mizzile. Gli vado a dare una di tirata, ci può stare, però finisce lì. Trisbena Topologica è una carta molto interessante, sono molto combattuto sul voto da dargli, infatti sono indeciso tra la B e la A. È una carta davvero molto molto interessante, anche perché è buonissima contro i mazzi control, può essere utile per vincere al time, ha davvero tanti pregi, ti fa easy in praticamente la maggior parte dei deck esistenti. Secondo me alla fine se la merita, anche perché è generica e quindi essendo generica ha dei punti in più rispetto alle carte che abbiamo visto prima. Calibro Codice è una carta davvero molto interessante, soprattutto al cimitero secondo me, però comunque anche proprio per quanto riguarda l'esistenza sul campo può starci. Un buco nero durante la battle che spesso e volentieri non andrà a spaccare mai le nostre cose, quindi ci sta. Però l'effetto migliore secondo me è al cimitero, perché ci permette di bandire un mostro oscurità con attacco 3000 o superiore dal terreno, anche quello dell'avversario, e poi ci evochiamo un topologico da extra deck o cimitero. Come va in B non gli do di più perché secondo me non è proprio il massimo, però ci può stare. Lo Zero Boros topologico è un link 4 che è assurdo, si è visto giocare di recente, ma adesso non più. Il bandire tutte le carte sul terreno fa davvero paura. Certo, puoi bandire anche tutte le tue carte. In certe strategie, come detto prima, magari in Thunder Dragon, eccetera, hai dei vantaggi bandendoti delle carte. Quindi devi stare attento in che mazzo giocarla. Però in grind game questa carta potrebbe essere davvero risolutoria, soprattutto contro strategie che vanno a giocare mostri link 1, una carta che vado a mettere in A. Cura la vita da bomber è un mostro molto interessante, perché se un altro mostro viene evocato specialmente in una zona puntata da un mostro link, ti permette di spaccare tutti i mostri in una zona mostro main.
il che non è male, però non possiamo più attaccare, il che è un po' meh. Però comunque sempre più o meno lo stesso discorso per il topologico di prima, è buono contro mazzi Link. Inoltre può anche fare Barn completa anche questa. Il fatto è che spaccare non è buono come bandire, però almeno spacchiamo soltanto i mostri nella zona main, però non andiamo a rimuovere le magie trappole. Quindi boh, hanno i loro pregi e difetti, secondo me stanno nella stessa tier. Calibro Spada, una carta assolutamente storica, che era super giocata, una carta per ricchi all'epoca, adesso invece ce la possono avere tranquillamente tutti, il che è un bene. Una carta che OTK con una facilità estrema, può attaccare due volte, fa l'onesto da sola, è inspaccabile in battaglia così a caso. E quindi sì, secondo me è una carta che assolutamente la S se la merita. A mio parere ancora oggi potrebbe essere un'ottima opzione al posto di Access Code. Calibro Guardia invece è una carta molto strana, la vado a mettere in B perché non è il massimo. Però la cosa più bella è mettere scoperto in difesa un mostro che abbiamo sul terreno, che possiamo andare a utilizzare gli effetti di mostri scoperta vecchi con questa carta tranquillamente nel turno in cui vengono posizionati. Calibro Carica anche qui. Borreload o Borreload? Chi lo sa, è una scelta molto difficile perché questa carta va a rimuovere senza bersagliare, ovviamente attaccando. Non hai il Rocket perché ti va a bersagliare i mostri. Una carta che secondo me si merita anch'essa la S, perché seppur Borreload fa più danno, Calibro Carica ti toglie le minacce più ostiche, che sono intargettabili, indistruttibili, o magari proprio in uno scontro tra Calibro Carica e Calibro Spada, se attacca il Calibro Carica, vince il Calibro Carica. Poi è intargettabile dagli effetti dei mostri, il che non è assolutamente da sottovalutare, perché ultimamente la maggior parte dei mostri va a bersagliare. Drago Sovraesplosione a mio parere è troppo specifico, non mi piace assolutamente. Può essere interessante forse in qualche combetta, ma a mio parere è una carta da F anche lei, cioè non mi piace. Ebbene, siamo davanti a uno dei mostri più forti che dobbiamo recensire. Infatti in questa serie ancora non ci siamo scontrati contro certi tipi di carte, ovvero carte che a mio parere sono oltre la S. Infatti Drago Gumblar topologico è il primo mostro che mette in Z, perché è una carta tossica che non dovrebbe mai tornare. Una delle carte che incontrai nel primo local dopo è un periodo di pausa con i miei amici che avevo portato, ero tutto in hype con il mio cavaliere fantasma, e mi fanno Endloop. Una carta che ti toglie tutta la mano, che fa anche danno da effetto, cioè non ha proprio senso di esistere. Infatti è l'unica carta che per il momento abbiamo incontrato in questa serie meritevole del rango Z. Infine abbiamo il Calibro Fine, un mostro che non può essere distrutto in battaglia dagli effetti delle carte, intargettabile dagli effetti dei mostri, che può attaccare tutti i mostri controllati dall'avversario una volta ciascuno. Inoltre ci permette di andare a rebornare un mostro Mizzen nel cimitero, andando a negare gli effetti di un mostro con effetto sul terreno. E inoltre l'avversario non può attivare carte effetti in risposta a questo effetto. Una carta completa. Il problema principale possiamo dire che è un Link 5, quindi per arrivarci dovrei spendere un po' di risorse, ma assolutamente ne vale la pena. Certo, muore sempre di Kaiju, solite battute, cosa fai contro questo mostro? Kaiju, certo, però è una carta buona,